Salve, ben arrivati a tutti, ben arrivati al Salone della CSR e dell'Innovazione Sociale per questa 11ª edizione. Abbiamo il panel La sostenibilità fa bene all'organizzazione e ai suoi collaboratori. Oggi siamo qui per scoprirlo, se questo è così e come soprattutto le nostre imprese, le imprese ospiti, stanno portando avanti la sostenibilità all'interno dell'azienda. La sostenibilità non è più solo un fattore strategico, ma è un fattore, un agente di cambiamento che provoca evidentemente dei cambiamenti all'interno dell'organizzazione che fanno bene alle persone e che fanno bene ai flussi informativi, ai processi. Le testimonianze che abbiamo in questo panel ci porteranno, ci guideranno attraverso un racconto all'interno delle loro imprese. Quindi, senza ulteriore indugio, conosciamo i nostri ospiti, partendo da Bianca Maria Cavallini. Ecco. Buongiorno a tutte e a tutti. A te la parola, prego, Bianca. Grazie, Maria. Grazie. Allora, io oggi voglio parlarvi del binomio tra sostenibilità e benessere psicologico, che può sembrare non immediato, e per farvi capire però quanto è profondo e quanto è, se vogliamo, anche ancestrale, vorrei tornare veramente alle origini della parola sostenibilità e andare a riprendere un po' poi quello che è il suo principio cardine, cioè il fatto che è sempre un concetto circoscritto in un tempo. Il tempo che passa è qualcosa che deve in qualche modo resistere in maniera sostenibile, giusto appunto, nel tempo. Se ribaltiamo il concetto di sostenibilità su noi stessi come esseri umani e pensiamo quando noi ci sentiamo sostenibili, io credo che a ognuno e ognuna di voi venga in mente il fatto che ci sentiamo sostenibili quando stiamo bene. Quando stiamo bene da un punto di vista sicuramente fisico, ma ancora di più psicologico. Perché io posso anche essere magari a letto con la gamba rotta, però se sto bene da un punto di vista psicologico, anche quella convalescenza la vivo in tutt'altra maniera. Quindi il rapporto tra benessere psicologico e sostenibilità in realtà è assolutamente viscerale, mi verrebbe quasi da dire. E questo succede anche in azienda. Perché, come piace dire a noi in Mindwork, che ci occupiamo appunto di benessere psicologico nelle aziende, non può esserci sostenibilità senza benessere psicologico. Ovviamente penso a una sostenibilità umana e sociale, ancora prima che, ad esempio, ambientale o di governance o altro, pensando ai profili ESG. Però, se ci pensiamo, in realtà la sostenibilità psicologica, e quindi il benessere psicologico, è ciò che ci fa funzionare bene. Se noi non stiamo bene da un punto di vista psicologico, non siamo nemmeno cittadini e cittadine responsabili e attenti, ad esempio, all'ambiente, al clima. Perché non abbiamo, usando una frase che tante volte si usa e si sente, no, nelle conversazioni quotidiane, non abbiamo la testa per questa cosa, non ho la testa per questo. Ecco, essere sostenibili da un punto di vista psicologico vuol dire avere la testa per essere sostenibili da tutti gli altri punti di vista. Quindi quando un'azienda si occupa di benessere psicologico in realtà sta facendo sostenibilità umana e sociale e quando fa sostenibilità dovrebbe occuparsi di benessere psicologico come parte integrante di questo. Anche perché se ci pensiamo nel momento in cui io a lavoro sto bene perché la mia azienda mi mette a disposizione tutta una serie di servizi rivolti alla mia sfera mentale che mi permettono di funzionare bene, lavorare bene, stare bene, io poi quando torno a casa sono una persona magari non perfettamente in salute ma sicuramente in equilibrio che arriva a casa e porta benessere a casa. Sappiamo tutti e tutte per la nostra esperienza che nel momento in cui c'è una giornata storta a lavoro la prima cosa che facciamo arrivate a casa è probabilmente prendercela con il partner, marito, moglie, figlio, figlia o chiunque troviamo nel raggio della nostra azione. Per scaricare anche quella che magari è la frustrazione, il nervosismo e così via della giornata. Portiamo in realtà malessere a casa. Ma perché? Perché malessere si è generato nelle 8 ore precedenti. Se invece investendo in benessere psicologico si riescono a creare climi organizzativi in cui vige il benessere, io a quel punto sono un lavoratore, una lavoratrice che sta bene, ma sarò una cittadina, un cittadino che sta bene, arriva a casa e farà star bene la sua famiglia, le sue persone, i suoi coinquilini, chi volete. Fosse anche il suo cane o il suo gatto. Quindi ecco, il legame è assolutamente indissolubile dal nostro punto di vista e lavoriamo tutto il giorno con le aziende per portare questo concetto nella cultura organizzativa,
perché fare benessere psicologico, ripeto, è oggi è fare sostenibilità umana e sociale. E voglio chiudere ricordando una frase che mi è stata detta da un CEO, ero in call con lui insieme a Silvia Brusatin, che è la nostra sales director, che è qui nel pubblico oggi, e quindi sicuramente Silvia si ricorderà questo aneddoto. Questo CEO di questa azienda che ci ha detto una cosa potentissima, secondo me molto utopistica, però molto bella, e voglio ripeterla. Lui ha detto: io vorrei che le mie persone arrivassero, quando se ne vanno dall'azienda a fine giornata, a fine turno, un'azienda produttiva, quindi tendenzialmente con quasi solo presenza, quando se ne vanno dall'azienda e tornano a casa, stiano meglio di come stavano quando sono arrivati al mattino. Ora, secondo me siamo un po' nell'utopia per tante ragioni, però è apprezzabile. Ora, se già stanno uguale, secondo me va già bene, abbiamo già fatto un buon lavoro. Il fatto è che molto spesso stanno peggio. E allora lì dobbiamo interrogarci, perché lì non solo stiamo facendo in qualche modo il male delle nostre persone, quindi il male della nostra azienda, ma stiamo anche facendo il male della nostra società. Grazie. Grazie Bianca Maria, grazie a te. Sono molto allineata a questo concetto. Io non mi sono presentata prima, vabbè, ma l'avete visto nel panel, sono Sara Cirone, referente sostenibilità di ADP, che è l'Associazione Nazionale Direttori del Personale. Quindi quello che ha detto Bianca Maria ci è particolarmente a cuore, insomma. E io stessa mi sono imbattuta in questo, diciamo, in questo dilemma, in questa opportunità, in questa possibilità all'interno dell'azienda. Ma ci torneremo. Adesso ascoltiamo il collega Antonio Fazzari dell'azienda Fater, grande azienda, e quindi ci interessa sapere quali sono le misure, le pratiche, le attività in questa direzione, no? Della sostenibilità, che è una leva per il miglioramento complessivo delle persone nell'organizzazione. Buongiorno, innanzitutto grazie per averci invitati. Per noi questo è un tema molto importante e fondante per il nostro essere azienda, quindi siamo qui per raccontarvi quello che facciamo, ma soprattutto per ascoltare. Già Bianca Maria ci ha dato degli spunti molto interessanti che riprenderò. Allora, in due parole, Fater si conosce un po', ma forse si conoscono di più i nostri marchi, Lines, Pampers, Ace. Siamo, diciamo, sul mercato da più di 70 anni, da 30 anni siamo una joint venture tra Procter & Gamble e Angelini. È una lunga storia, e in questa lunga storia da circa 4-5 anni ci siamo dati una visione, che era quello che diceva Bianca Maria, quindi siamo matti pure noi. Forse ancora peggio, perché non abbiamo detto quando si torna a casa, ma quando si inizia a lavorare vorremmo che ogni persona fosse un po' più felice, abbiamo usato questo termine. E no, non uguale, un po' più felice. E è una visione bella, però poi una delle frasi che mi ispira personalmente sempre è quella di Aristotele, che dice: noi non siamo quello che diciamo, siamo quello che facciamo tutti i giorni. Questa cosa vale ancora di più per le aziende. Io no, devo ancora incontrare un'azienda, un CEO che dica che le persone sono all'ultima priorità. Tutti dicono che le persone sono al centro. Però poi la differenza è farlo tutti i giorni. Noi per farlo abbiamo iniziato a creare un programma che si chiama People First, le persone prima di tutto, nel quale ci siamo innanzitutto ascoltati con tutti i nostri colleghi. Per noi è stato un esercizio molto difficile, perché abbiamo dovuto stravolgere le nostre agende, stare ore, e tuttora stiamo con i nostri collaboratori a chiedere come cambiamo questa azienda. L'idea è che questa felicità venga generata all'interno dell'azienda, ma poi riesca a raggiungere i nostri clienti, i nostri consumatori. Noi siamo in 3 case su 4 in Italia, quindi pensate quello che può succedere se per caso questa felicità viaggi, no? E da lì poi è stato tutto molto più semplice, perché poi sono le persone a dirci come trasformare l'azienda. Quindi noi, che già da tanto tempo avevamo levato le timbrature, nel 2021 abbiamo aderito a un, e abbiamo, diciamo, abbracciato un hybrid working 5 su 5, quindi le persone vengono, diciamo, ingaggiate per obiettivi su quello che fanno, non per quanto tempo ci stanno, o ancora peggio per dove stanno mentre lo fanno.
E questo è stato una grande trasformazione, perché significava dare fiducia alle persone, liberarle e riuscire a integrare meglio vita personale e vita professionale, perché sempre di vita si parla. Oggi i nostri colleghi ci dicono che il 90% di loro hanno trovato un'enorme differenza con l'hybrid working e sono felici di questo, quindi sembra risuonare. Però poi ha significato, per esempio, cambiare il nostro luogo di lavoro. Noi ci siamo spostati da un grattacielo a 11 piani con le stanze chiuse in uno spazio aperto che chiamiamo campus, proprio perché ci piace fare cose come quelle che avete fatto qui voi oggi, che è ascoltarci e imparare. È aperto sempre, è aperto anche ai nostri colleghi a quattro zampe, parlando di dare felicità non solo agli umani, perché sì, perché poi le relazioni sono di tutti i tipi, come dicevi bene. Poi per noi, che siamo l'azienda di Pampers e di Lines, è molto importante il target genitori, ovviamente. E quindi, per esempio, abbiamo, ascoltando le persone, capito che la soluzione non era costruire un bel asilo aziendale magari nell'headquarter, perché le persone ci hanno detto: se l'asilo lo fai lì, devo andare sempre in ufficio. E magari non serve solo in headquarter, ma servono in tutte le fabbriche, che sono il cuore della nostra azienda. Noi abbiamo quattro splendide fabbriche che vi invitiamo a visitare, e quindi abbiamo fatto una cosa che si chiama bonus asili, nel quale noi contribuiamo con 250 euro a tutti i genitori che hanno bimbi in età d'asilo, in modo che si scelgano loro la loro soluzione. Cancellare meeting: un terzo dei nostri meeting sono stati cancellati, perché in azienda si muore di riunioni, parlando di felicità, piuttosto che dirci tutti noi che dopo le 6 anche basta, c'è un diritto alla disconnessione. Così come a partire da noi non si mandano mail nel weekend, una cosa che sembra banale ma che non lo è. Stiamo facendo un percorso, siamo molto entusiasti, ma dobbiamo fare ancora un sacco di roba, quindi grazie per invitarci, perché prenderemo nota di un sacco di cose. Bene, complimenti a Fater, abbiamo bisogno di sentire queste cose, ne parleremo ancora. Andiamo avanti con Letizia Mastroianni di Aldi Italia. Eccola. Buongiorno a tutti. Aldi, come multinazionale attiva nella grande distribuzione organizzata, ha una mission molto importante, che è quella di rendere la sostenibilità accessibile a tutti. Chiaramente la sostenibilità accessibile, la prima cosa che viene in mente è il prezzo al pubblico, ed è una cosa su cui noi ci impegniamo quotidianamente, ma accessibilità significa anche accessibilità di conoscenze, di informazioni e condivisione dei know-how. E per questa ragione quest'anno ci siamo concentrati su 4 webinar rivolti ai nostri collaboratori completamente gratuiti, che hanno affrontato diversi aspetti di quello che facciamo quotidianamente per questa importante missione, essendo proprio i collaboratori un pilastro portante della nostra Vision 2030, che si impegna appunto su questi fronti come le missioni zero, i diritti umani, la comunità e via discorrendo. Il primo webinar è stato svolto in collaborazione con Climate Partner e ha riguardato l'impronta carbonica. È stato chiesto ai collaboratori su base volontaria di effettuare un questionario che raccoglieva le loro abitudini quotidiane. Sulla base di questi dati aggregati è stato elaborato appunto il webinar, dove non solo i collaboratori hanno avuto modo di capire come poter migliorare le proprie abitudini e quindi ridurre la propria impronta carbonica, ma anche hanno scoperto quello che l'azienda fa, quindi il company carbon footprint, le collaborazioni, i diversi progetti attivi che abbiamo nel mondo volte a questo scopo, e ha avuto un buon ritorno, perché per questo primo webinar hanno partecipato circa 50 collaboratori. Il secondo è stato svolto in collaborazione con AIRC, che è una fondazione con cui collaboriamo dal nostro ingresso in Italia, e in questo caso abbiamo coinvolto una divulgatrice scientifica di AIRC e una ricercatrice che ha beneficiato di una borsa di studio biennale che Aldi con i suoi clienti ha contribuito a creare. E in questo secondo webinar i collaboratori hanno avuto modo di approfondire gli aspetti della prevenzione, della ricerca contro i tumori, e anche questo ha toccato delle corde molto, molto sensibili e ha avuto anche questo un ottimo riscontro.
Altri due sono stati fatti, il primo in collaborazione con Fairtrade, con cui appunto collaboriamo anche in questo caso da moltissimo tempo, in occasione del mese Fairtrade, e in questo caso abbiamo deciso di ampliare lo spettro, perché non solo appunto abbiamo svolto un webinar dove i collaboratori hanno potuto approfondire i criteri con i quali selezioniamo i fornitori, ma anche l'impegno che abbiamo nel far sì che in queste filiere, che sono filiere come sappiamo sensibilissime, i diritti umani vengano rispettati. Ma anche è stato offerta la possibilità di visitare una nostra fabbrica di un nostro fornitore, perché ad ognuno è stato donato una tavoletta di cioccolato, e chi trovava la cartolina vincente poteva visitare queste fabbriche, quindi è stato un modo anche di toccare con mano queste attività. L'ultimo viene svolto invece in collaborazione con MSC, e in questo caso vengono approfondite tematiche come la tutela degli oceani, della filiera ittica, anche questa filiera estremamente problematica, e quindi anche l'impegno che tutti i giorni Aldi mette in campo per il rispetto di questo e la tutela di queste filiere, perché tutti i nostri prodotti a marchio privato sono certificati MSC, quindi l'impegno è totale. Quindi questo rappresenta un po' l'approccio che noi abbiamo in azienda, innanzitutto un approccio olistico, un approccio a 360 gradi che tocca tutte le attività del nostro quotidiano, e quindi fornitori, collaboratori e ogni aspetto della catena di valore. Bene, grazie. Grazie. Io vado da Aldi, sì, così come compro i prodotti di Fater. Quindi, insomma, è un piacere sentirvi parlare, perché in qualche modo siamo in contatto tutti i giorni. Bene, ma adesso sentiamo Stefania Valentin di Illimiti. Buongiorno a tutti e grazie mille per l'invito, tra l'altro. Faccio una piccola premessa. Io appunto vengo da Illimiti Bank. Noi come Illimiti siamo una banca abbastanza nuova, quindi abbiamo avuto la grande fortuna di nascere in un momento in cui c'era una sensibilità verso la sostenibilità diversa. Perciò per noi è stato importantissimo integrare sin dall'inizio all'interno della nostra strategia la sostenibilità. Quindi siamo nativamente sostenibili nella nostra governance, nei nostri processi, e quindi questo sicuramente ci ha aiutato a non dover magari correggere errori del passato, ma a poter sempre fare un pezzo dopo l'altro, man mano evolvendoci con l'evolversi delle persone che lavorano per noi. Nello specifico, per noi le persone sono uno dei pilastri fondamentali della sostenibilità. In Illimiti ci sono circa 900 persone che però vengono da 300 settori diversi, da circa 22 nazionalità diverse, quindi è una differenza di esperienze e di competenze incredibili, che per noi è un grande valore, ma che ovviamente è una sfida costante, quella di creare una people value proposition che riesca a creare una, farci avere una talent acquisition sempre al passo, e anche una talent retention. Per noi le persone sono importanti i loro talenti, quindi oltre ad attirare le persone da noi è importante che da noi stiano bene e siano felici. Da questo punto di vista, sin dai primi passi, Illimiti si è orientata verso una dimensione per incentivare un work-life balance delle risorse degli Illimiters. Noi li chiamiamo Illimiters, i nostri dipendenti, quindi ci siamo sempre concentrati verso quelle che sono iniziative di work-life balance concrete, come ad esempio un welfare che potesse garantire delle specifiche iniziative che vanno dal poter prenotare dei viaggi per una persona che magari in quel modo si sente più felice, piuttosto che un supporto alle famiglie per utilizzare il welfare nel pagare banalmente le rette degli asili o delle scuole, o un caregiver che supporti a casa.
Oltre al welfare anche abbiamo inserito sin dall'inizio un sistema di smart working che poi è evoluto nella storia di Illimity, arrivando adesso ad un sistema di smart working modulare che possa essere flessibile in base alle esigenze, alle diverse esigenze che ci sono per gli Illimiter, che ovviamente, come ho detto, sono molto diverse, vengono veramente da esperienze diverse, sono tutte persone veramente molto diverse. Oltre a questo abbiamo pensato di andare un passo oltre, quindi vedere la sostenibilità non soltanto come un work-life balance, ma una sostenibilità che sia all'esterno dell'ufficio ma anche all'interno. Quindi abbiamo pensato come possiamo migliorare all'interno, rendere il lavoro più sostenibile per le nostre persone. Abbiamo pensato nel 2022 di inserire un programma, anzi una progettualità proprio di Digital Mindset Revolution. Questa progettualità ha sostanzialmente il fine di aumentare le competenze degli Illimiters in chiave digitale. Quindi sono stati integrati dei programmi di edutainment, quindi entertainment ed education, dove da una parte si cercano di aumentare le competenze in chiave digitale dei dipendenti e dall'altra appunto di cercare di mostrare alle persone come questa formazione non sia soltanto una formazione un po' fine a se stessa, ma sia nel pratico degli strumenti che possono aiutare ad evolvere i nostri processi. Abbiamo la convinzione che il lavoro non debba essere semplicemente un mezzo per un fine, ma qualcosa che dà soddisfazione. Se io ho una persona che lavora e che tutto il giorno schiaccia un tasto, ovviamente, come dire, la sua experience al lavoro non sarà esaltante, non sarà stimolante, ma un processo di digitalizzazione è fondamentale perché le persone possano essere ingaggiate, possano essere soddisfatte anche del loro lavoro. Quindi dall'anno scorso, ma anche nei prossimi anni, oltre alle iniziative che sono dedicate più alla vita personale, a mantenere un corretto work-life balance, quello che è un po' la nostra ambizione è quella di migliorare sempre di più, e mi collego anche a quello che dicevano gli altri relatori, mirare sempre di più anche a una soddisfazione personale all'interno dell'ambiente di lavoro. Bene. Grazie mille. Bene, grazie. Grazie per questa esperienza, ci torneremo perché ho già subito una curiosità, ma prima ascoltiamo Anna Zattoni di Jointly, il welfare condiviso. Perfetto, grazie Sara. Devo dire che ascoltando i vostri interventi mi viene da dire che il titolo poteva essere La sostenibilità genera benessere nelle persone e nelle organizzazioni, perché questa è un po' anche la finalità di Jointly, la mia società, e tutti i giorni quindi affianchiamo le aziende in questi percorsi che hanno questo obiettivo di generare benessere. L'abbiamo anche misurato attraverso degli strumenti di ascolto, abbiamo visto che quelle organizzazioni che hanno delle iniziative come quelle che avete raccontato effettivamente hanno anche dei livelli di motivazione e di coinvolgimento delle persone molto più alti di chi non le ha. Quindi noi per primi siamo partiti da noi nel ragionare su come potevamo generare benessere nelle persone e l'organizzazione con una sfida organizzativa molto grande, perché siamo passati da essere 5 a essere 50 persone in un tempo relativamente breve, non 700 come in limiti, però anche con capacità diciamo un po' diverse. Quindi diventare 50 in un tempo così breve vuol dire riuscire a costruire prima di tutto un sistema di relazioni all'interno dell'azienda, condividere un sistema di valori, renderli vivi nelle persone e vedere quindi i comportamenti che queste persone possono agire rispetto a questi valori. Quindi siamo partiti dal benessere, se vogliamo, relazionale e sociale. L'abbiamo fatto creando un gruppo di persone, 5 perché in proporzione alle dimensioni dell'azienda, li abbiamo chiamati la Jointly Crew, delle persone che al di là del loro lavoro potessero aiutarci a creare, a rendere vivo il nostro sistema di valori. Sono delle persone che hanno fatto un piccolo percorso di formazione, cosa vuol dire l'ascolto attivo, la comunicazione empatica, il saper costruire dei progetti per i propri colleghi, e quindi con questo meccanismo abbiamo raccolto quelle che erano un po' le esigenze delle persone,
ciò che poteva aiutarli a stare meglio in azienda, e con questo meccanismo che non è solo di ascolto ma è di dialogo, perché poi la crew parla con noi, con il management e parla con i colleghi e ci aiuta a diffondere le iniziative, perché un'altra grande sfida nelle organizzazioni oggi è che mettono in campo una quantità di iniziative e strumenti, però poi spesso vedono dei tassi di adesione bassi. E quindi qui avere queste figure che sono delle cerniere e che possono tenere un livello di dialogo molto più informale e quotidiano aiuta a adottare le iniziative. Da lì poi abbiamo abbracciato tutte le altre dimensioni del benessere, quindi se quello più relazionale e sociale andava verso iniziative anche diciamo più divertenti, sportive, turistiche, per stare insieme, conoscersi di più, che anche quello era un punto per noi. Poi abbiamo abbracciato la dimensione del benessere economico, visto che tutte le aziende hanno affrontato una sfida legata all'inflazione, e quindi usando lo strumento poi del welfare aziendale, benessere mentale, perché l'organizzazione Joint l'è passata anche attraverso il Covid e l'ha dovuto affrontare, e il benessere familiare. Iniziamo ad avere una decina di colleghi che hanno figli più piccoli e un po' più grandi, e quindi mano a mano ci aggiungiamo degli strumenti, nonché tutto quello che riguarda la flessibilità dell'orario nel luogo di lavoro. Quindi la cosa più importante per noi è stata creare questo meccanismo di ascolto e dialogo, e poi misurare l'impatto dell'effetto di queste iniziative con strumenti molto semplici, come possono essere survey o il Net Promoter Score, che abbiamo adottato per capire quanto, visto che per noi la crescita è una sfida e l'essere attrattivi in un mercato dove oggi ci sono aziende con dei super brand, anche capire quanto i colleghi potessero parlare bene dell'azienda in cui lavorano, e quindi come strumento anche di attrattività. Grazie. Grazie, molto interessante, ci torniamo, e mi ha fatto venire un sacco di idee, quindi grazie, grazie mille. E dunque, prima quando vi ho sentito parlare immediatamente mi sono venute delle domande rispetto a quello che avete detto. Partiamo da Bianca Maria Cavallini. I giovani sono una grande opportunità. Però ultimamente nel mondo HR sono anche un po' motivo di incertezza per come bisogna approcciarsi ai giovani, a queste nuove generazioni, no? E, in che modo il benessere psicologico incide sulla loro attrazione e la loro fidelizzazione? Moltissimo. Vi cito un dato: noi abbiamo un osservatorio con Via Doxa ogni anno sul benessere psicologico nelle aziende italiane, e non posso citarvi i dati di quest'anno, anche se li so, perché sono sotto embargo fino al 10 ottobre, che abbiamo il nostro evento annuale in triennale dove li presentiamo, però vi cito quelli dell'anno scorso, ma faccio questa anticipazione: non sono cambiati, almeno questo non è cambiato, che ci dice sostanzialmente che 7 persone su 10 scelgono l'azienda anche sulla base dell'attenzione al benessere psicologico. Quest'anno poi abbiamo aggiunto all'interno della ricerca tutta una parte proprio sulla sostenibilità, che sono venuti fuori dei dati molto interessanti che confermano più o meno le stesse cose a livello più verticale sulla sostenibilità. Quindi quello che ci portiamo a casa ancora una volta, ancora un anno, è il fatto che le aziende che si occupano di benessere psicologico e di sostenibilità sono aziende attrattive, ma sono aziende anche in cui le persone restano. Ora, per me che faccio questo lavoro tutti i giorni da un po' di anni, mi sembra una banalità sconcertante, nel senso che mi fa sempre strano doverlo ancora stare a ripetere quando parlo di questi temi, però non è ancora così scontato poi trovare delle realtà che quello che poi raccontano fuori effettivamente poi sono anche dentro.
Voglio, rispetto a questo, voglio portare proprio anche una testimonianza da dentro, perché con Mindwork noi abbiamo una partnership con Will Media, che conoscerete, un podcast che si chiama Troppo Poco, dove parliamo di benessere psicologico a lavoro. E peraltro è cominciata adesso la terza stagione. Conduco io il podcast insieme a una persona, insieme a Luna Esposito di Will, e ogni settimana raccogliamo la voce della generazione Z e dei millennials, della community di Will, ponendo loro alcune domande. Quindi vengono fuori tutta una serie, viene fuori uno spaccato enorme che noi cerchiamo di portare all'interno delle puntate, ma in realtà abbiamo tantissimo materiale su cui stiamo capendo cosa fare, e di persone giovani che raccontano proprio questo, che raccontano la difficoltà di arrivare all'interno di un'azienda che avevano creduto in un certo modo, che poi scoprono essere in un altro, difficoltà di o voglia di giovani che entrano in un'azienda, ci stanno 3 mesi e poi se ne vanno, oppure chi invece non ha il coraggio di farlo, giustamente per aspetti anche economici, parlava Anna prima di benessere economico e finanziario, e che però sono lì e pensate a come posso lavorare se sto solo pensando di andarmene. Quindi poi pensiamo anche ovviamente all'impatto e al danno sull'azienda. Ecco, questi temi sono sicuramente temi da affrontare se si vuole attrarre e trattenere i talenti e persone che in questo momento hanno anche più spendibilità sul mercato, perché sono quelli che normalmente chiamiamo i migliori talenti, che hanno forse più capacità di altri, più possibilità anche di altri di cambiare azienda, trovare posti di lavoro e quindi comunque stare in maniera flessibile all'interno del mercato del lavoro, che sono persone che però cercano determinate cose, e noi lo sappiamo perché poi arrivano aziende da noi dicendoci sono arrivati dei candidati in fine degli iter di selezione, una volta che poi si va a contrattare RAL, benefit eccetera, che ci chiedevano: avete supporto psicologico, cosa fate per il benessere psicologico delle vostre persone, avete Mindwork, perché io ce l'avevo nell'altra azienda e lo voglio. Ecco, le richieste, io credo che ci sia una grande spinta dal basso per quanto riguarda le giovani generazioni, e credo che sia una gran cosa, perché è evidente a me, ma secondo me sempre perché faccio questo lavoro da un po' e perché sono psicologa del lavoro, ma credo sempre a più persone, che non può esserci benessere organizzativo senza benessere psicologico, e senza benessere organizzativo sappiamo che un'azienda poi non funziona. Quindi questo, grazie. Grazie, grazie mille. Molto interessante, questo è un tema caldo, diciamo. Prima, quando Antonio Fazzari di Fater parlava, non mi è venuta una domanda, ma ho pensato: mamma mia, che livello di così innovativo, forse insomma non ce ne sono tante aziende, no, che fanno queste cose, ce ne sono ma non tante. E quindi ho pensato, chissà cos'altro fanno oltre a quello che ho sentito. Qualche altra pillola? Sì, innanzitutto, se ho passato l'idea che noi siamo arrivati, ho fallito. Siamo qui, ascoltavo con interesse le cose che dicevano i colleghi. E tra le altre cose facciamo pure un po' troppo, vi direbbero le nostre colleghe, i nostri colleghi, nel senso che poi per alcune volte siamo vittime dell'entusiasmo, quindi dobbiamo essere bravi anche a scegliere cosa fare. Io, un po' come diceva Bianca Maria, credo che dovrebbe essere ovvio ormai perché farlo. Ecco, magari l'unica cosa che voglio dire sul perché farlo è: credo che il problema sia che troppe volte viene fatto come una strategia per risolvere un problema. Dobbiamo fare retention, dobbiamo prendere migliori talenti. Io credo che sia una bellissima cosa da fare, perché è giusto creare un'azienda così. Poi sappiamo anche che questo genererà dei risultati economici e questo lo rende sostenibile, però credo che sia importante creare una cultura e quindi anche un patto tra tutti noi che ci scegliamo, perché le aziende si scelgono, nel dire: ci credi al di là di una scorecard o di una survey o di un risultato di talent. Detto questo, noi seguiamo tutti gli schemi che voi avete ben descritto, quindi la felicità in azienda vuol dire innanzitutto relazioni, e quindi noi abbiamo un programma molto intenso di coaching e mentoring, perché dobbiamo dare alle persone che gestiscono persone
gli strumenti per fare le domande giuste, per aiutare. Dobbiamo fare in modo che le persone capiscano che il capo è uno degli elementi di network in un'azienda, ma che bisogna appoggiarsi agli altri. E poi noi seguiamo i tre elementi che tutti avete detto: benessere fisico, mentale e finanziario. Allora, sul fisico, ricordo, quasi 3 persone al giorno in questo paese perdono la vita sul lavoro, e noi gestiamo aziende con delle fabbriche, e quindi la sicurezza è una cosa molto importante. Noi investiamo, ho verificato questo numero perché ogni volta che lo ascolto, 70.000 ore l'anno in corsi di sicurezza. Però lo sapete qual è il posto in cui ci si fa più male nella nostra vita? È casa nostra, non è l'azienda. Quindi abbiamo un programma che si chiama Safe Start, nel quale i nostri collaboratori portano le proprie famiglie a ragionare su sicurezza, perché anche questa è cultura di sicurezza. E sul benessere psicologico, di cui avete parlato tantissimo, di nuovo partiamo dai basics e magari da cose che suonano male. Una donna su 3 in Italia è vittima di violenza fisica o psicologica, e molto spesso questo avviene sul lavoro. Quindi innanzitutto i basics, che può succedere dappertutto, e quindi aziende come la nostra devono avere degli strumenti. Noi abbiamo una mail che si chiama Fatter for Inclusion per segnalare qualsiasi tipo di discriminazione o di disagio. Poi abbiamo, grazie al fatto che siamo in questo gruppo, che è Angelini e Procter & Gamble, abbiamo un servizio di psicologi proprio sullo stress sul lavoro, che si chiama Angelini for You. E People First di per sé ha l'idea di essere benessere psicologico. Chiudo col benessere economico, perché è importante, perché per troppo tempo in Italia questa cosa del parlare, no, del benessere economico sembrava una roba di altri, o che pare male dirsi. Nel nostro caso, per esempio, noi mettiamo a disposizione dei prestiti gratuiti per i nostri dipendenti quando sono in difficoltà, e cerchiamo di essere anche un po' più trasparente su che cosa vuol dire compensation, come avete detto bene, come usare o non usare il welfare. C'è bisogno di molta più trasparenza e dialogo su questo, e insisto, abbiamo tutto da imparare, quindi siamo solo all'inizio. Bene, grazie. Era da un po' che non sentivo parlare di giustizia in ambiti di questo genere. Secondo me la parola giustizia non può uscire soltanto quando ci occupiamo, non so, in tribunale, la legge, le cose con, diciamo, figure preposte quali giudici e avvocati. La giustizia è qualcosa che è nei nostri territori, è nel nostro DNA di esseri umani, e anche nelle nostre imprese. Il fatto che un'impresa parli di giustizia mi piace molto, perché spesso adesso si sta usando tantissimo la parola sostenibilità, che va benissimo, perché ben venga, sostenibilità sociale, ambientale, economica. Forse ci siamo vergognati o abbiamo avuto pudore, un po' come il concetto della parte economica, a parlare di giustizia, come se non fosse un argomento, no, di cui parlare nell'azienda, perché nell'azienda si deve fare quello che si deve fare, si deve guadagnare, si deve marginare, si deve lavorare, e quindi la parola giustizia ha sempre, come dire, avuto un posto non ben chiaro in azienda. Quindi oggi l'ho risentito per la prima volta dopo un po' di tempo, e devo dire che ha un buon sapore. Quindi grazie mille di questa sollecitazione. Bene, adesso invece ritorniamo a Letizia Mastroianni, perché prima Letizia ci ha parlato appunto di formazione, sensibilizzazione, di un programma piuttosto articolato per come dire, formare le persone all'interno dell'Aldi. Siccome Aldi, insomma, suscita in me comunque una curiosità, mi piacerebbe sapere qualche altra cosa che Aldi fa per coinvolgere i collaboratori. Allora, mettiamola così: con i webinar abbiamo dato una bicicletta e poi siamo andati a pedalare, nel senso che durante il team event di quest'anno, che ha coinvolto 350 collaboratori, abbiamo svolto un'iniziativa in collaborazione con il Vespaio,
che è un'azienda specializzata in ecodesign, che abbiamo conosciuto proprio nell'ambito del salone dell'anno scorso, perché sia io che Alessandro Garlandini, che è il fondatore, partecipavamo ad un panel che era relativo alla riduzione degli imballaggi, al riutilizzo della plastica, quindi come gestire fondamentalmente quello che scartiamo, produciamo tutti i giorni, e appunto eravamo entrambi coinvolti in questo panel. Quindi da lì ci siamo conosciuti e abbiamo deciso di avviare questo progetto insieme. E quindi abbiamo, nelle due settimane precedenti Team Event, raccolto nella nostra sede centrale ben 12 kg di tappi di plastica, da cui poi, durante il Team Event, tramite appunto una bicicletta che estrude meccanicamente materiale di plastica, siamo andati a produrre le medaglie con il nostro logo per chi si è prestato. E poi abbiamo anche realizzato una panchina che abbiamo posto nella nostra reception a, diciamo, ricordo di questo evento. E è stata un'iniziativa che ha permesso di toccare con mano ai nostri collaboratori come le azioni che noi facciamo tutti i giorni, anche solo riutilizzare un tappo di plastica, può fare qualcosa, che fondamentalmente la sostenibilità è anche circolarità, quindi dare vita a quello che altrimenti diventerebbe uno scarto. E quindi, siccome è nata proprio in occasione di un evento del genere, mi è sembrato, insomma, bello anche citarlo in un panel rivolto al benessere aziendale e al coinvolgimento dei collaboratori. Grazie, grazie. Beh, la sostenibilità sì, è soprattutto circolarità, nel senso più ampio, di informazioni, di relazioni, di materiali, di nuove possibilità, quindi in un senso molto, molto ampio, circolarità. Complimenti, molto, molto bello, bene. E adesso una domanda per Stefania Valentin, perché prima, insomma, mi è venuta questa curiosità. La digitalizzazione aumenta l'engagement dei dipendenti. Ecco, mi piacerebbe approfondire questo concetto. Come fa? Quali sono le strategie? Allora, partiamo dal presupposto che l'immobilismo è quasi un po' nemico dei nostri tempi, no? Viviamo in un mondo che è estremamente mutevole, tutto cambia, e il fatto di riuscire a stare dietro a questa continua evoluzione è sicuramente molto importante da un punto di vista lavorativo e anche da un punto di vista di benessere del dipendente, il fatto di riuscire a stare dietro ai propri tempi. Noi questa digitalizzazione, questo programma che ad esempio abbiamo lanciato, il Digital Mindset Revolution, in realtà ci aiuta proprio in questo, perché non è soltanto una digitalizzazione del tipo ora invece che fare su carta un processo lo faccio con il computer e quindi sono diventato digitale, ma con queste continue evoluzioni è corretto, giusto e importante che ciascuno di noi, tutti quelli che lavorano nell'ecosistema organizzativo di Limiti, però direi anche più, ovviamente secondo me è un concetto che si applica in generale, riescano a stare dietro a questa continua mutazione, questo continuo cambiamento. E è veramente molto importante che le persone evolvano insieme ai tempi. Quindi questo tema della digitalizzazione, che non è solo passare da uno strumento cartaceo al digitale, ma anche da uno digitale a uno molto più veloce, più efficiente ed efficace, aiuta veramente, da un punto di vista, come dire, anche psicologico, la persona ad essere più soddisfatta del suo lavoro, a magari metterci più tempo e potersi dedicare a qualcosa di più challenging, più importante, più stimolante, perché naturalmente il fatto di rimanere un po' nell'immobilismo dello stesso lavoro, delle stesse cose, nel mondo di adesso effettivamente può essere snervante, soprattutto noi lo vediamo all'interno dei Limiti, l'età media è veramente molto bassa, perché è circa 35 anni se non sbaglio, e inserire persone, tantissimi giovani di cui appunto parlavamo prima,
e riuscire a cercare di, come dire, crescere, ma crescere con loro è veramente molto importante. Quindi è un percorso che si fa non solo per l'azienda, ma è un percorso che si fa perché è corretto farlo insieme, è corretto che l'azienda cresca con questa digitalizzazione, ma è anche corretto che le persone che la compongono, che sono ovviamente il suo fulcro, possano crescere professionalmente con lei, crescere e andare in ufficio e un mese dopo aver fatto uno specifico corso, magari avendo fatto una particolare evoluzione del processo che agivano tutti i giorni, possono avere la soddisfazione di dire: caspita, ho imparato questa cosa in più, adesso prendo e guardo cosa posso imparare ancora. Quindi è una sorta di percorso di crescita che facciamo insieme. Ed è veramente importante da tenere in considerazione, perché è un'ottica win-win, è una vincita per l'azienda, ma è una vincita in primis per la persona che lavora, per una soddisfazione personale, per un arricchimento di competenze che poi un domani potrà utilizzare ovviamente anche al di fuori. E questo davvero è, secondo noi, fondamentale, il fatto di cercare sempre di migliorarci. Stiamo cercando di farlo con questo Digital Mindset Revolution, che vede nel miglioramento continuo, come dire, la sua essenza, però a 360 gradi in tutte le iniziative che ci sono. Veramente il fatto di continuare a ripensare e rivedere è veramente importante, e cioè, che poi è un po' quello che abbiamo sentito anche oggi, il fatto che le aziende capiscano quanto non ci sia mai un punto di arrivo, ma ci sia sempre questa costante propensione verso il cambiamento, verso l'evoluzione, anche la correzione di quello che si fa, ovviamente. Bene, grazie. Quindi un bene immateriale, intangibile, che permette la produzione di altra creazione di valore intangibile. Bene, molto, molto, molto bene. Anna Zattoni, Jointly, il welfare condiviso. Non potevo non farti questa domanda. Jointly, il welfare condiviso, è una società B Corp. È anche società benefit? Per forza, perché non diventi B Corp se prima non ti trasformi in società benefit. Allora, dici qualcosa, perché ai nostri amanti di risorse umane, di benessere, di azienda, di sostenibilità, di territori, di impatto, perché voi avete preso questa decisione e cosa vi sta dando? Allora, per riprendere il concetto, perché è giusto, noi siamo nati come startup innovativa a vocazione sociale, perché nella nostra ragione sociale, il welfare condiviso, dietro questo concetto di condivisione c'erano tre livelli di condivisione, quello fra l'azienda grande e l'azienda piccola. Perché pensare di realizzare dei servizi per la grande, renderli disponibili grazie alla massa critica anche alla piccola, a prezzi sostenibili, a costi sostenibili o comunque con capacità organizzative diverse, era una finalità. La seconda era condivisione tra la persona e l'azienda, chi nel costruire questo legame fiduciario. E la terza era condivisione fra aziende e territorio, perché comunque chi lavora sul benessere delle persone, che usa la leva del welfare aziendale, lavora con i territori, con chi nel territorio eroga determinati servizi. Quindi nel nostro nome, nell'essere startup innovativa a vocazione sociale, è partito il nostro percorso ed è stato naturale a un certo punto poi diventare PMI innovativa, ma anche scegliere di certificarci B Corp, quindi perché volevamo comunque dare evidenza al tipo di lavoro che facciamo con i nostri clienti, con i nostri fornitori, con i nostri colleghi e nell'ambiente in cui operiamo, anche nella nostra governance, perché essendo un'azienda imprenditoriale fondata da due donne, un consiglio di amministrazione equilibrato, comunque avevamo tutte le dimensioni per concretizzare questa certificazione. Il meccanismo prevede anche la trasformazione in società benefit come presupposto. Questo è stato un'altra espressione di volontà, perché una società benefit nel proprio statuto deve indicare
il beneficio comune che vuole perseguire, e quindi noi nel nostro statuto abbiamo scritto come vogliamo perseguire, quindi questi tre livelli di condivisione, e quindi questo è stato un percorso naturale ma che abbiamo scelto di fare, e nel certificarci B Corp comunque abbiamo analizzato queste sei dimensioni con un assessment che è molto profondo, che ti pone delle domande quando inizi a chiederti ma tu offri qualcosa ai tuoi dipendenti oltre il tuo contratto collettivo che vada nella direzione di un loro benessere, nella salute, nella prevenzione, quindi ti pongono qual è la tua azione verso l'ambiente, verso le comunità, come gestisci la filiera di fornitura. Quindi comunque per una società anche delle nostre dimensioni e con le nostre capacità, passare attraverso questo percorso vuol dire darsi degli obiettivi ogni anno. Noi abbiamo raggiunto il punteggio per poterci certificare di 86, certamente il minimo era 80, quindi ce l'abbiamo fatta e ci siamo dati degli obiettivi. Il prossimo anno vogliamo arrivare a 90, abbiamo 7 obiettivi, e quindi è un percorso di miglioramento che dà anche una direzione come azienda di evoluzione, di impatto. Bello, molto bello. Io di solito consiglio, soprattutto per le piccole aziende, il contrario, no? Prima diventi società benefit e vuoi B Corp. Sì, ma lo devi fare esattamente prima, cioè un passo proprio prima, però lo richiede, se no non arrivi alla fine della certificazione B Corp. Quindi comunque sono insieme per le società piccole. Bene, bella storia. Le società benefit sono aziende che per statuto... come dire, prendono un impegno scritto con una valutazione di impatto a fine anno sul beneficio comune che danno al territorio e all'ambiente. Quindi sono società che si mettono tanto in gioco. Poi in realtà veniamo a scoprire che anche chi non è società benefit non lo sa, ma è società benefit. Quindi insomma, tra un po' saremo tutti... O chi è società benefit non l'è per niente. C'è stato di recente lo scandalo del casinò di Campione d'Italia, che è società benefit. Sì, quindi, e purtroppo ci sono anche casi con... Non ci voglio pensare. Va bene, abbiamo giusto il tempo. Però possiamo dire che si vede che ci credete. Sì. Quindi io sono sicuro che arriverete a 90, perché sì. Un conto è esserlo, un conto è raccontarlo così. Quindi complimenti da parte nostra. Sì, complimenti. Allora, abbiamo giusto il tempo di una domanda o due dal pubblico, il tempo stringe. Abbiamo una domanda? Sì. Ecco, allora diamo un microfono. Ecco, non abbiamo molto tempo, ma ci fa piacere. Ecco. Per Fater, lato persone, non solo le persone all'interno dell'azienda, ma le persone, appunto, le famose tre case su quattro, per quelle cosa fate? Quanto tempo ho? Okay, tre poco. E, no, l'idea è esattamente quella di portare questa felicità fuori dai confini della Fater, e mettendo però in gioco i nostri brand, perché sono loro che hanno una relazione con le persone. Quindi ognuno dei nostri brand è ancorato a un perché sta al mondo, che sia ulteriore ovviamente alla crescita economica, che è necessaria. Vorrei tranquillizzare tutti che se non abbiamo quella non possiamo fare tutte queste belle cose. Per cui Pampers, abbiamo una bellissima collaborazione con un'associazione che si chiama Heart for Children, e abbiamo creato un network di famiglie in Italia. Sapete che avere un bimbo in Italia è un'impresa spesso, ma soprattutto per chi ha difficoltà, e quindi mettiamo a disposizione psicologi e servizi di supporto alle famiglie in difficoltà. L'INES, vi ho ricordato la inquietante statistica che riguarda il nostro paese, e quindi noi lavoriamo con WeWorld. Capite che come brand ci mettiamo a disposizione dei veri esperti, in questo caso WeWorld, ONG che lo fanno in maniera molto più consapevole. E abbiamo iniziato da una parte a parlarne in TV, spero che abbiate visto le nostre campagne, parlarne nelle scuole, e poi a finanziare centri antiviolenza. Ne abbiamo aperto uno a Bologna, uno a Pescara, e continueremo. E poi ACE, spero che abbiate visto proprio negli ultimi giorni, abbiamo creato una campagna che va a toccare diverse città per prenderci cura non solo della nostra casa, ACE sta nelle case di tanti italiani, ma anche dei nostri spazi comuni, della strada o del parco di cui dobbiamo prenderci cura insieme. Quindi lì i nostri eroi è Retake, l'associazione che sosteniamo,
E proprio ultimamente abbiamo fatto una cosa di cui sono molto orgoglioso, che abbiamo creato un'attività che si chiama Pulisci l'Odio, dove abbiamo creato uno spray che è stato disegnato apposta per rimuovere i graffiti, e stiamo pulendo lo sporco più ostinato, che è l'odio, e quindi andiamo in giro per l'Italia con Retake a rimuovere le scritte di omofobia, di razzismo, di tante intolleranze che ci sono in giro. E la cosa bella è che lo facciamo con i bambini, con le famiglie, e quindi l'idea è quella di creare, di lasciare un gruppo di interesse che fa questo. Tanto ancora da fare, però queste sono le cose che stiamo, su cui ci stiamo entusiasmando. Bello, bellissimo, questo. Complimenti, mi piace anche questo. Bene, abbiamo tempo per un'altra domanda. Dopo il tempo finisce. Una domanda per i nostri... Basta. Non vi viene? Una curiosità. Lei c'è la faccia di uno che ha una curiosità. No. Non lo so, mi sembrava così. Vabbè, allora io vi chiedo io una curiosità. Io vorrei chiedere a Bianca Maria, di giovane età, che si occupa di un tema così importante come la psicologia del lavoro e del benessere, che è un tema complicato, perché poi storicamente le imprese, no, quando io sono diventata HR, che ero giovane, il mio amministratore delegato mi diceva, insomma, qua spendiamo troppi soldi per i corsi di formazione, era dura, erano altri tempi. Però anche se erano altri tempi, comunque in Italia ci sono una quantità di PMI a conduzione familiare pazzesca, e quindi questo è un concetto che continua un po' a serpeggiare, no? Ecco, come affrontate questa cosa? Perché io credo che la sfida più grande sia questa, sia proprio scavallare che è quasi qualcosa che ha a che fare con un pensiero atavico, no? Qui stiamo parlando di una nuova civiltà, mi verrebbe da dire. Grazie Sara per la domanda. Sì, ovviamente parlare di benessere psicologico a lavoro è facile con le grandi aziende, un po' più difficile con le PMI, ma sappiamo che il tessuto imprenditoriale italiano è fatto da PMI. Quello che stiamo notando però ultimamente, qualche anno fa, quando ci veniva chiesto ma Mindworking che tipologia di aziende è, rispondevamo tendenzialmente medio grandi. Oggi non rispondiamo più così, nel senso che oggi rispondiamo nelle aziende che sono sensibili alla tematica del benessere psicologico, al di là della loro dimensione, perché abbiamo anche clienti molto piccoli, abbiamo degli studi professionali, abbiamo delle società di 20 persone, abbiamo delle società a conduzione familiare, e in quest'ultime, ad esempio, di cui non solo tante volte PMI ma anche a conduzione familiare in Italia, sono le seconde o terze generazioni, quindi persone che magari sono under 35-40, quindi magari sono figli o nipoti, che si fanno portavoce in famiglia, così come in azienda, della necessità di investire in benessere psicologico. E tante volte chi ci contatta, al di là proprio del ruolo che peraltro ha in azienda, è il figlio, la figlia o il nipote. Quindi secondo me c'è un cambiamento culturale comunque esterno alle aziende, c'è un cambiamento culturale interno alle aziende, che sono due spinte che stanno facendo tanto, e quindi secondo me anche quell'ostacolo lo stiamo passando. Siamo in un periodo interessantissimo di grandi cambiamenti, e stiamo riscrivendo in qualche modo un modello del lavoro dove credo che il benessere psicologico non possa non esserci. Bene, il nostro tempo è scaduto, io ringrazio tutti i relatori e le relatrici. Complimenti a ognuno di voi per quello che fa, per quello che riesce a restituire alla società e al territorio, e ovviamente alle persone che ci sono, ma nel farlo lo fate per tutti quelli che ci sono in Italia e nel pianeta. Quindi grazie veramente, grazie al Salone della CSR e dell'Innovazione Sociale che ci ha accolto e che ci ha permesso questa diretta e questa possibilità di esprimere la nostra forza, il nostro senso della giustizia, il nostro impegno quotidiano, il nostro lavoro. Grazie.